Wella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Brawl Stars. Allora ragazzi, io questo video non so se sono totalmente convinto di farlo, però ragazzi ho detto va bene dai facciamo sta follia. Intanto guardate che figo lo sfondo di San Valentino con la musichetta, veramente tanta roba. Spero però che rimettano quello che c'era prima perché è molto figo, quello là di prima con i LED, tutto bello. Comunque ragazzi, un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nuovi video che escono. Vi ricordo che ieri è uscito il video sul mio nuovo sito web che ho creato con Canva. In questi giorni uscirà il video su come crearne uno con la nuova funzione di Canva Sites. E passate anche all'ultimo link in descrizione se volete conoscere meglio sia me che Angelo, dove abbiamo creato il PowerPoint sulle nostre passioni e sui nostri giochi preferiti. Quindi se volete conoscerci sia me che ad Angelo un po' meglio, passate il link in descrizione. Fatta questa premessa, come avete letto dal titolo sicuramente, oggi ragazzi voglio fare una follia. Ho 12.000 punti stellari, non penso di aver mai shoppato una skin stellare. No, forse una sì. Forse una sì. L'unica skin stellare che ho shoppato è stata quella di Colt, se non sbaglio. Dove Colt? Eccolo qui. Ho shoppato Colt fuori legge, perché ce l'avevano tutti ed era Colt Rockstar, però versione diciamo notturna. E ho detto, siccome avevo il Rockstar, ho detto a sto punto prendiamo anche quello lì. Adesso mi tengo questa che è quella del pass. Però comunque, bene o male, non ho mai shoppato una vera e propria skin stellare. Ragazzi, per la prima volta mi sa che la voglio shoppare una skin. E come vedete nella home ho messo Corvo. Corvo non è messo così a caso, perché oggi ragazzi guardate cosa c'è nello shop. Ragazzi, oggi shopperemo Corvo Mecha Notturno. Dio mio, ci ho pensato tanto, perché è uscito molto spesso nello shop e sempre lo lasciavo lì e ho pensato, ma forse non è meglio aspettare di prendere il Corvo Mecha dorato, però ragazzi ho detto 50.000 punti stellari, quando mai ce la faccio a prenderli? Non facendo spesso, anzi quasi mai la Club League, non facendo la Power League, non facendo niente, ragazzi... Non penso di arrivare mai a 50.000 punti stellari. Per cui, ragazzi, visto che questa skin mi piace veramente tantissimo, ha degli effetti incredibili, ho detto dai, shoppiamola. Ragazzi, oggi la shopperemo, la andiamo a provare al volo nel campo di prova e poi la andiamo a shoppare, ragazzi. E poi la andiamo a shoppare. Mi sto già pentendo, perché 10.000 punti stellari non sono pochi. Però è vero che se nelle prossime stagioni mi impegno con la Club League, e no scusate, non con la Club League, con la Power League, mi confondo sempre, e allora lì sì, cazzo, che ce la facciamo a prendere anche altre skin. Mi piace anche molto Penny, quella lì, sempre dei 10.000 punti stellari, è molto bella. Però vorrei shoppare skin di Brawl che utilizzo molto spesso. Penny per esempio non la uso da tantissimo, e poi non mi compare mai tra le sfide. O almeno in questa stagione non mi è mai comparsa. Comunque ragazzi, la voce è qualcosa di incredibile. La andiamo a vedere meglio dopo nella home. Gli effetti sono fantastici. Guardate il singolo colpo assurdo. L'ulti non ne parliamo. Guardate che figata. Assurdo. La mia collezione comunque è sempre delle migliori. E proviamo al volo anche il gadget. Che non mi ricordo neanche che gadget è. Ok, effetti comunque. Ragazzi, sentite la voce. Madonna, è una cosa incredibile. Questa skin è veramente troppo bella. Ragazzi, ci siamo. Madonna, ragazzi, aiuto. 5, 4, 3, 2, 1. Mamma mia, ragazzi, l'ho shoppato. No, i miei punti stellari che se ne vanno. Ne ho solo 2200 adesso, no. Va bene, dai, comunque sono contento, ragazzi. Ce l'abbiamo. Finalmente ho Corvo. Madonna, è troppo bello ragazzi, è troppo bello, mi dispiace, è troppo bello. Lega dei Club, nuova stagione. Va bene, non mi interessa niente perché la Club League per ora non la vado a fare. Io direi ragazzi, visto che ci siamo, tra l'altro ieri avevo una missione con Corvo, ma era una missione giornaliera, quindi l'ho fatta. Se no avrei fatto la sfida. Io direi a sto punto, visto che dobbiamo fare sopravvivenza in due, andiamola a fare con Corvo Mecha Notturno. Mamma mia ragazzi, troppo bello. Non so che gameplay vedrete perché comunque sto laggando abbastanza, non so per che motivo. Però ragazzi, fatto sta che abbiamo il nostro Corvo Mecha. Madonna ragazzi, quanto cazzo è bello. È bellissimo. Il nostro compagno al momento è mi sembra offline. No ragazzi, è troppo bella ragazzi. Troppo bella. Troppo bella. C'è un altro con ah no, lui ha Corvo normale, ok.
Così me la posso tirare di avere una skin figa, finalmente. Perché io non ho tante skin e le skin trovo che siano veramente bellissime per i brawler. Perché le skin default molto spesso, rispetto alle skin che poi creano personalizzate, ragazzi, quelle lì sì. Non sono niente in confronto le skin default. Tipo per esempio Pocho, no? Pocho è bellissimo. Ma c'è tipo Pocho Rockstar, quello lì, come si chiama? Quello lì metallaro, che è una bomba, cioè è troppo bello. Non è niente in confronto alle skin default. È solo un esempio, ovviamente. Altri brawler che magari hanno skin molto più simili all'originale, magari ecco, tipo Lu. Orco demonio! Vi giuro che non volevo tirarla lì la Star Power, l'ho tirata completamente a caso, mi sono cagato addosso. E quindi niente. Cerchiamo di vincere comunque perché. Sì, però il problema, sapete qual è? Che mi sconfigge i nemici tutti lui. Io, anche se ho 10 power up, devo stare molto attento. Perché Corvo non ha troppa vita. I leggendari, quasi tutti i leggendari, non hanno molta vita. Correggetemi se sbaglio. Qua se li ha fatti tutti il tizio. È morto, seriamente. Ok, a posto ragazzi. Ok, prima partita, prima win, prima partita anche del giorno per me. Quindi tanta roba, ragazzi, è troppo bello. Sentite la voce, ragazzi, è una cosa incredibile. Tanta, tanta roba, ragazzi. Dai, giochiamo ancora con sto Banzo, non ha giocato male. Non ha giocato male. Più che altro mi stila le kill, però va bene, dai ragazzi, piuttosto che perdere. Meglio che mi stili le kill. Tanto le sfide le faccio da solo con calma. E voi direte, ma perché fai le sfide se hai già finito il pass? Perché ragazzi, ci sono le casse enormi da prendere adesso. E siccome voglio farvi un video anche su quello, io ci tengo a fare tutte le sfide. Adesso io non sto veramente giocando. Ma perché non sto giocando? Non perché mi sia già stufato di Brawl Stars, perché anzi mi piace ancora tantissimo giocarlo. E infatti ancora, rimane ancora comunque la serie che porterò di più sul canale. Ma perché ragazzi, sto giocando molto più spesso a Hay Day. Questa cosa non ve l'ho ancora mai. È la prima volta che ve ne parlo nel canale. E proprio qui vi annuncio: vorreste che ritornassi anche nel canale su Hay Day? Perché, ragazzi, è tornato un botto di moda, soprattutto grazie a TikTok che l'ha rilanciato. E adesso tutti ci giocano. Cioè, a me fa molto piacere. Perché Hay Day è un bellissimo gioco, cioè veramente rilassante. Quando tipo sei incazzato su Clash, ti metti là e te la chilli un pochino, ti sciogli un po' i nervi. E poi in generale, cioè, a me è sempre piaciuto come gioco, però dopo un po' mi annoiava perché alla fine quando lo reinstallavo ero sempre praticamente l'unico che lo giocava. Invece adesso ragazzi ci sta giocando tutti, in classe mia praticamente tutti ci stanno giocando. Ma poi in generale proprio vedere tanta gente che è tornata a giocarci, vedere tante persone che ci giocano, a me fa piacere e sono contento perché comunque è un gioco che ha quasi 10 anni ragazzi. E quindi cioè, è una roba impressionante. Che dopo 10 anni la Supercell riesca a fare successo con un gioco, tra l'altro neanche di combattimento, i soliti, cazzo non mi ero accorto che aveva 9 power up. Cioè, proprio un gioco di fattoria, che comunque i giochi di fattoria molto spesso, a meno che non li fai veramente bene, tipo Farmville, non fanno un grandissimo successo. E quindi ragazzi, proprio per questo io sono morto intanto. E vabbè. Porco demonio, ci speravo. E quindi ragazzi sono veramente contento perché giocare a Hay Day senza nessuno che ci gioca, anche no ragazzi, non ha molto senso. Però se invece ci gioca tanta gente, proprio vedo attorno a me che c'è gente che ci gioca, come era prima con Clash Royale, allora ragazzi lì sì. Infatti perché ho smesso di giocare a Clash Royale? Perché ragazzi non ci gioca più nessuno, almeno dalle mie parti. Poi ovvio. Non ci gioca più nessuno, io intendo, ci tengo a precisarlo ragazzi, non ci gioca più nessuno per esempio nella mia classe e non sento più parlare in generale di Clash Royale, ma ci sono ancora, è ancora il gioco Supercell che sta andando più a bomba di tutti in questo momento. Quindi GG veramente a Supercell e comunque anche se non va più io ogni tanto i video ce li porto perché... comunque è un gioco che mi piace, in questo momento non mi va di giocarlo anche perché sento da moltissime persone che la ladder sta diventando veramente una cosa infernale, però ragazzi comunque ci tengo
Ci tengo a portarci un video, magari qualche video aggiornamento ogni tanto. Secondo me ci può stare. Diciamo che nel canale ho sempre portato giochi Supercell, però ho dato prevalenza all'Epic Games, portando ovviamente più di metà video su Fortnite. Adesso, visto che Fortnite sappiamo tutti come è andato a finire, almeno per il mio account, ragazzi, allora in quel caso, cazzo, ho fatto una cagata pazzesca. Orco demonio. Poi io sto laggando, ragazzi. Sto parlando con voi contemporaneamente. Non riesco neanche a giocare bene. E quindi vorrei magari portare ormai giochi mobile su, semplicemente su Clash Royale, Brawl Stars, Heyday, cosa è successo? Non lo so. E poi quando devo portare serie Wultru, allora le porto sulla PlayStation. Quindi comunque i video sulla PlayStation ci saranno ancora, ragazzi. Dovete portare pazienza un mesetto ancora, purtroppo, perché quando sarà il mio compleanno, il 29 marzo, riceverò sicuramente qualche gioco per la Play e quindi allora potrete vedere sicuramente nuove serie Wultru. Basta, quindi era questo. E appunto, vi ripeto, vi pongo come fine del video una domanda. Vorreste Heyday sul canale? Perché già ho portato qualche video, ma così proprio per scaramanzia nel chilling, e facevano abbastanza cagare quei video che ho fatto, non facevo praticamente nulla. Invece in sto caso, ragazzi, ditemi voi, vi farebbe piacere, magari anziché video addirittura delle live? Potrebbe starci, magari le faccio su PC, visto che a differenza di Brawl Stars e Clash Royale dove devi premere tasti, devi stare concentrato, su Heyday basta che clicchi e sei a posto. Quindi insomma ragazzi fatemi sapere, perché magari potrei portarlo sul computer, ci faccio qualche live, anziché video, perché video, insomma, non lo so quanto senso abbia, a meno che non siete proprio dei creatori di Heyday, allora in quel caso ci può anche stare, però fatemi sapere nei commenti, o anche visto che tutti questi video li metto in Premiere, fatemi sapere in chat in questo momento, che sicuramente dopo, quando ripubblicherò il video, sarà in Premiere, sarò con voi a vedere il video per la prima volta e leggerò la chat. Quindi fatemi sapere anche in questo momento in chat se vorreste Heyday sul canale. Bene, ragazzi, io ho detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Corvo Mecha Notturno, poi abbiamo veramente fatto un sacco di sfumature parlando di altre cose. Altri giochi Supercell, però sapete che mi piace parlare con voi e soprattutto così nel parlare mentre gioco ci sta, dai ragazzi. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione, vi ricordo che tra qualche giorno arriverà sicuramente il video su come fare un sito web con Canva, che già vi avevo fatto nel canale, ma sto giro con Canva Sites, quindi tutto in maniera più semplice e in maniera molto più professionale rispetto a come vi avevo fatto vedere prima. E arriverà forse se lasciate tanti like nel video del mio sito web, che tra l'altro trovate nel link in descrizione, oltre al PowerPoint mio di Angelo. Quindi passate in descrizione a guardarli. Ragazzi, vi ricordo che arriverà forse anche il video su come ottenere Canva Pro in maniera gratuita, per sempre. Vale 10 like almeno questa cosa che vi ho detto, ragazzi. Quindi dai, lasciate like e vi metto tutti questi contenuti, secondo me, incredibili nel canale. Restate aggiornati perché in sti giorni ne vedrete delle belle. Vi voglio bene, ragazzi, ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video qui sul canale. Mi sono dilungato fin troppo, quindi direi bella, ragazzi.